Ciao a tutti, bentornati in Flavia's Flick Picks. Oggi vi parlerò di una commedia italiana, Oggi Sposi, un film del 2009 che mette in luce diverse situazioni dell'Italia contemporanea, dalla disoccupazione ai matrimoni misti e agli scalatori sociali. Si tratta di una tipica commedia all'italiana, nella quale quattro coppie sono in procinto di sposarsi. La prima coppia è formata da Nicola, un poliziotto di origini pugliesi, e la figlia di un ambasciatore indiano, Alopa. Dovranno affrontare il problema della differenza culturale, delle abitudini e tradizioni diverse per l'organizzazione del matrimonio, che vedrà scontrarsi il padre dello sposo, Sabino, un meridionale di origini pugliesi, e il padre della sposa, un ambasciatore indiano legato alle sue tradizioni e ai suoi costumi. La seconda coppia è composta da Chiara e Salvatore, due precari che faticano ad arrivare a fine mese e che sono in attesa di un figlio. Ti devo dire una cosa, sono incinta. Ti vuoi sposare? Per non far notare alla famiglia di Salvatore, rigorosamente siciliana, la poca disponibilità economica, decidono di imbucare i loro 72 invitati al matrimonio coattissimo di Attilio e Sabrina. Ci possiamo intrufolare al matrimonio dell'anno con 72 parenti di Ficuzza Sicula, ci scoprono sicuro, no? I 72 sciacca vengono da Ficuzza Sicula, a 14 chilometri da Corleone. Rispettivamente un magnate della finanza, indagato da tempo per legami mafiosi, e lei, soubrette nascente. Mi vuoi sposare? Il regime prescelto non è bene. Amore, sì! Amore. Il poliziotto che si occupa dell'indagine è il PM Fabio, cioè il protagonista dell'ultima coppia. Il padre di Fabio, Renato, vedovo ormai da tanto tempo, incontra la bellissima massaggiatrice Giada, della quale si innamora, e, pensando malinconicamente alla sua giovinezza, decide di sposarla. Sei incontrato una compagna, è giusto che la sposi. Eccola. Che lavoro fai? Massaggiatrice. Prima però ha fatto l'indossatrice, solo a mezze maniche. Mi fai bere la parte, bionda. C'è una cosa che non hai previsto, sono un PM. Ah sì? E in quale discoteca? Nel tentativo di dividere il padre e la sua consorte, Fabio finisce con innamorarsi della bella Giada. Nel film si intrecciano tutte le storie, diventando una sola e con un solo finale, il fatidico sì. Avete mai pensato che i quattro matrimoni potessero diventare un solo grande matrimonio? Tra mille peripezie, ostacoli e difficoltà raggiungeranno tutti la felicità. I temi del film possono essere analizzati coppia per coppia. Il matrimonio multietnico. Prego. Va bene, va, veglia me. E sposatelo, va. Amo fa un matrimonio in due. E certo, figli miei, che volete fare tre? La prima coppia, composta da Nicola e Alopa, rappresentano un fenomeno comune in Italia, cioè un matrimonio misto tra culture differenti. Alla fine del film, nonostante le rispettive ristrettezze culturali da parte della famiglia dello sposo, rigorosamente pugliese, e la famiglia della sposa, legata ai costumi indiani, ad organizzare un matrimonio che alterni cibo indiano a quello pugliese e le tarantelle alle danze tipicamente indiane. Il matrimonio riciclato. Già viviamo insieme, senza soldi, col mutuo, precari. Nella seconda coppia è chiaro il tema della disoccupazione e della difficoltà di formare una famiglia, che è ormai un fenomeno tipico italiano da ormai 10 anni, in cui anche persone competenti, laureate e preparate non riescono a trovare un lavoro e sono costrette a lasciare il paese. Il matrimonio di convenienza. Nella terza coppia c'è Renato, un uomo ultra settantenne, vedovo ormai da tanto tempo, che, pensando malinconicamente alla sua giovinezza, decide di sposare una donna molto più giovane di lui, cioè la bella Giada. In questo caso, Giada vuole molto bene a Renato, ma è molto tipico in Italia che donne giovani e belle possano sposare degli uomini ricchi solo per una convenienza economica. Il matrimonio super VIP. Voglio qualcuno di giovane, di cool, tipo dei calciatori. Per un nazionale siamo almeno sui 40.000 euro a matrimonio. Prego io. Nella quarta coppia ci sono due scalatori sociali, Sabrina e Attilio, che pur di far soldi si immergono nell'illegalità. In Italia è un fenomeno molto comune che dietro persone di successo o semplicemente ricche ci sia dietro la mafia. Ciò accade anche con gente di media classe o povera,
che per poter lavorare e aprire un'attività, ad esempio un negozio, deve pagare il cosiddetto pizzo, cioè una quota di denaro da versare a questa società organizzata. Il centro della sua attività è la bellissima Sicilia, anche se è sempre stato un fenomeno nazionale. Questa commedia ha avuto molto successo in Italia, poiché è stata realizzata in maniera dettagliata nella spiegazione dei personaggi e nell'intreccio delle varie coppie che vanno a confluire in una sola storia e in un solo finale, creando una storia unica e divertente. Questo film è l'occasione non solo per poter migliorare l'ascolto, quanto per poter imparare qualche parola in più su due dialetti particolari, quello siciliano e quello pugliese. Do a questa commedia 5 peperoncini piccanti. Grazie per aver guardato questo video nella sezione Flavia's Flick Picks. Se vi è piaciuta questa recensione, mettete un like o lasciate un commento qui sotto o alla mia pagina Facebook Italian Lessons with Flavia. Alla prossima recensione allora! Ciao a tutti!